La Trebbiatura, un tempo in cui l'agricoltura viveva la sua storia di motore trainante dell'economia in un'Italia pre-rivoluzione industriale, oltre che sudore e fatica, non c'erano i super trattori da oltre 150 cavalli guidati dal laser con le cabine insonorizzate e condizionate, al massimo c'era un Landini testa calda, era un momento di festa, di confronto con altri agricoltori. Oggi le cose sono cambiate, forse la tecnologia avrà mitigato le fatiche del contadino, ma sono ben altre le sue preoccupazioni. Con il prezzo dei cereali al limite della rimessa c'è poco da stare allegri. Allora forse, più che in altri momenti storici, manifestazioni come Fanogeo e la Settimana dell'Agricoltura servono per accendere i riflettori su un comparto produttivo di vitale importanza per la nostra economia, per comprendere gli effetti della globalizzazione e come difendersi per non scomparire. Dal 19 al 28 maggio ascoltiamo la terra, quindi, con tutti gli eventi programmati dalla Proloco di Fano, che eredita una manifestazione tra le più antiche della città. Avremo una fattoria didattica con vitelli, caprini, ovini, animali da cortile, avremo le giacche verdi con i cavalli, avremo anche dimostrazioni a questi da parte dei cavalieri dell'Ordine della Rosa, avremo i falconieri, avremo il club cinofilo provinciale con delle attività bellissime. Quest'anno la domenica ci faranno vedere come i cani riescono a portare le pecore all'interno del recinto, quindi proprio cani da pastore. E poi tutto quello che è il mercato tipico dell'agricoltura, quindi avremo veramente le tradizioni dei mercati e tutto questo sarà la Fanogeo. Si parte dal CODMA quindi il prossimo fine settimana con la 29esima edizione di Fanogeo. Un momento, diciamo, di scambio di idee per far emergere anche quelle attività meno conosciute. Quindi un invito anche a partecipare, anche tutti gli agricoltori, coloro anche che vendono macchine agricole per mostrare le loro novità.